Giosi della Ragione, sindaco di Bacoli, domani torna in città la statua di Sant'Anna dopo il restauro. Che cosa significa? Per noi significa tanto, significa rafforzare quel senso di comunità, appartenenza alle radici bacolesi. Bacoli è una terra straordinariamente bella, ricca di storia, natura, paesaggio, però spesso dimentichiamo chi siamo stati noi e chi siamo. Io credo che Sant'Anna abbia formato i bacolesi, il culto per la Santa Patrona ha fatto scattare in quella che era la borgata di Bacoli, una periferia di Pozzuoli, la consapevolezza di chiedere l'autonomia, che poi è giunta nel 1919, ma il culto di Sant'Anna parte dal 700, quindi attorno a questa chiesa piano piano si è ricostruita una comunità. La statua è un'opera d'arte del 700, quindi è stata valorizzata in tal senso. Il comune ha deciso di sostenere gran parte delle spese attraverso un finanziamento proprio finalizzato sulla cultura che ci ha permesso di ridare luce e splendore ad una statua che è bellissima, c'è Sant'Anna, c'è la Madonna. Io ho avuto modo di vederla, apprezzarla insieme al parroco, padre Alfonso, ed è un restauro meraviglioso. L'accoglieremo alle ore 19 alla Marina Grande di Bacoli e aggiungerà via mare, quindi anche questo è un modo che collega Bacoli con Ischia e il mare e ripropone un rito che abbiamo vissuto 30 anni fa. Con l'ultimo restauro della nostra Santa Patrona che giunse proprio via mare, con la Guardia di Finanza che accompagnerà la statua fino al muro di Marina Grande e poi andremo sino alla chiesa di Sant'Anna. Quindi sarà una vera e propria festa, una vera e propria processione domani. Sì, una bella processione, tanta attesa dei cittadini, c'è grandissima emozione in città perché Sant'Anna manca da diversi mesi, è il punto di riferimento del territorio, il campanile della chiesa, io dico, insieme al promontorio di Miseno, al castello aragonese, al Milite Ignoto, nella villa comunale, sono i punti cardinali un po' del nostro vissuto civico, naturalistico, archeologico, appunto del credo religioso. Sant'Anna quest'anno a Bacoli uscirà 3 volte, una è domenica, l'altra il 26 luglio, per la prima volta Sant'Anna uscirà in processione e si farà la messa sul mare alla Marina Grande di Bacoli e poi ci sarà la classica processione di Sant'Anna che attraverserà tutta la città per almeno 6 ore la domenica 4 agosto. Intorno a quella data stiamo costruendo una bella festa in onore della Santa Patrona e ogni venerdì, grazie al parroco padre Alfonso, si stanno tenendo delle serate di approfondimento e ci sarà anche Maurizio De Giovanni in una di queste serate. Quindi è un bel momento per tenere insieme il culto della Santa Patrona, fare comunità attraverso la cultura. Ha citato Ischia, lei ricordo che è stato l'anno scorso anche alla festa di Ischia. Allora le chiedo: è possibile immaginare, visto che questo filo conduttore che vi unisce, anche qualche iniziativa congiunta tra terraferma e isola per onorare ancora di più Sant'Anna? Questo sicuramente quest'anno è l'anno che stiamo condividendo, il 2024, come Comunità Europea dello Sport, Flegra. E quindi adesso finite le elezioni metteremo su una serie di iniziative proprio con l'isola di Ischia e i comuni dell'isola di Ischia, in particolar modo col comune di Ischia. L'anno scorso fu una bellissima serata vissuta festeggiando il bel premio che abbiamo ottenuto, ma soprattutto riuscimmo a mettere su delle linee via mare che permisero a circa 200 bacolesi di giungere a vedere la festa e poi a tornare a Bacoli stesso in serata. Va rafforzato questo ragionamento e questa sinergia che ci permette di fare squadra e di vedere i campi flegrei nella sua dimensione più allargata, che tiene dentro la terraferma insieme alle isole e in particolar modo all'isola di Procida, ma soprattutto all'isola di Ischia.